Io sono Gigius e oggi siamo su Hearthstone per la terza ala di Una Notte a Karzana. Ok, sbloccata da mezzanotte in poi, ma come al solito ragazzi ve la registro intorno alle 8 perché non ho voglia di stare sveglio fino a quell'ora. In realtà sto sveglio fino a quell'ora, ma faccio altro. Quindi non avete sentito niente voi. Allora, Serraglio. E il curatore protegge il serraglio, dimora delle creature più esotiche di Azeroth. Oltre si trovano le sale del padrone e il portale per salvare Medivh. Ok, spero che mi stia inquadrando perché non ho controllato. Allora, il curatore sta liberando le creature. Dobbiamo aggiustarlo. Non si toccano le esposizioni. Devo proteggere la natura. Le stai liberando tutte le esposizioni. Il tuo eroe ha provocazione. Il curatore ha i mezzi per gestire il serraglio. E che mezzi sarebbero quelli esattamente? Moneta. È un mezzo abbastanza comune la moneta. No! Mi sono trovato il druido contro! Sei serio? Questa è buona. Il curatore è allergico alle bestie. Il curatore, oh mio Dio, confuso. Dovrete fermarlo prima che sguinzagli tutte le creature. Per la natura. Si prega di rispettare tutti i protocolli della galleria. What? Oh mio Dio! Fandral! Salve lei! Ammirate la rabbia delle terre del fuoco! Non saprei proprio. Questo? Forse? Non posso attaccarli però, porca miseria. Però dare +2/+2 a Fandral non è una cosa. Cavolo, c'ha anche le carte dello stesso. Scusate, sciamano intendevo. Almeno si sta sovraccaricando a schifo. Gli ospiti devono rimanere all'interno del serraglio. Va bene, va bene. Bam. Scontato che facessi una cosa di quel tipo. Datemi il metallo. E alla faccia della mira dei missili arcani. Ok, ok. Chi osa contaminare questa antica terra? E invece do +2/+2 così questo diventa un nuovo. Ancora missili arcani. Sempre alla faccia della mira. Sterco di drago. C'era la morte lì dentro. C'è la morte lì dentro. Ma abbiamo vinto. Spegnimento. No, bellissimo. Dunque, una giustatina qui e è come nuovo. C'è il curatore. Questo deve essere la linea battaglia. Se c'è una bestia ne evoca una copia.
Molto interessante. Molto interessante. Ci sono parecchie carte che hanno dei bei begli effetti. Tu sei un Il drago. curatore si scusa e chiede assistenza nella ricattura delle creature. Il drago fuggito riguarda Noctumor. Nel passo di mana, il potere. Il giocatore inizia con 10 cristalli di mana. What? Ok, allora ragazzi, facciamo una prova. Ma penso che mi arerà in pieno. Perché probabilmente avrà tutti servitori da 10 a questo punto. Dovrò farmi sicuramente, molto probabilmente, un nuovo mazzo. Malfurion contro Ma Noctumor! Noctumor non è mica il successore di Noth? No, scherzavo, non è lui. Devo proteggere la natura. Quindi facciamo 1, 2 e 3 via, perché probabilmente partiremo con cose molto alte, quindi se mi uscisse fuori scenario, i fuochi fatui vanno benissimo, guarda. Gli esemplari in fuga possono essere pericolosi. Devono tornare nel serraglio. Sì, come temevo, purtroppo. Cavolo, si è messo provocazione. Non ci volevo, ma possiamo risolvere con rabbia ferina. Anzi, aspetta. Come esco? Fammi uscire! Fammi uscire! Non si può uscire da questa carta! Sei serio? Ah! Devo aspettare! Stavo pensando di schiantarmene due. Quel bersaglio non è valido. 2, 4, ma sono ancora 6. Ok, ne schianto due. Faccio così, evoco la melma, poi facciamo rabbia ferina. Curatore, dobbiamo salvare Medivh. Le creature devono essere salvate, poi potrai procedere. Deve essere prima le creature, poi Medivh. No, perché devi rovinarmi i piani? Quanto l'odio. Giusto, devo aspettare se voglio cambiare idea. Ma a parte che va benissimo il più 2 più 2. Adesso facciamo così e peschiamo 3. Crescita rigogliosa, radici di venti, spazzata. Perfetto, tutte buone carte per finire qua il match. C'è un gran casino, ma penso che abbiamo vinto 3, 6, sì, abbiamo vinto la grande, ragazzi. Vinto la grande. Assistenza aggiuntiva. Assistenza aggiuntiva ancora. Temporale di Noctumor. Evoca due draghetti 1-1 se hai un drago in mano. Ed è del Paladino? Uovo runico, randello di morte, pesca una carta. Interessante. Sarà forse nel suo stregone lui perché se lo doppa e poi se lo schianta? Può darsi. Il demone Malazampa, una creatura molto pericolosa. Avvicinarsi con cautela. Patto scuro. Solo gli imp fastidiosi possono infliggere danni a Malazampa. Cos'è un imp fastidioso? Scusate un attimo. Potevo far partire il campionato?
sono stupido. Ma andiamo di Yogg Mage. Ok, scusate. Ma la zampa! Devo vedere a quanto si fa. Giusto il tempo. Che i giochi abbiano ancora inizio. 17 minuti circa. Che carte brutte! Scusate, devo inviare un messaggio. Il rituale sta iniziando. I rituali d'evocazione non sono ammessi. Rievoca questo servitore, ma la zampa subisce 2 danni. Ok. Schifo! Schifo! Mi preoccupate tanto. Allora. Venite, creature delle tenebre! Stai scherzando! Il mio richiamo! Siete un po' in tanti! Diamo sfogo alla magia! Quanti ne ha? Ma basta! Servitori, il rituale deve essere completato. Cioè? Servo il signore del fuoco. Finito. Ok, e a 6 di vita. Ma sei stronzo! Ti prego, fammi pescare corona di fuoco. No, però missili arcani andranno bene lo stesso. E abbiamo 6 danni, così. Mi ha ucciso! Mi è venuto in mente un'idea pazza, però. Mi è venuto in mente un'idea parecchio pazza. In questo mazzo dovrei avere Turbine, in teoria. E Turbine è una carta del guerriero che fa uno a tutti. Potrebbe decisamente giocare a mio favore in questo caso. Oh, come chiudere bene. Fai così. Ce l'abbiamo fatta, è stata lunga e tediosa, ma ce l'abbiamo fatta. Il serraglio verrà ripristinato. Fantastico, non c'è controllo, non c'è credo. Molto interessante quella carta, molto interessante. Anche il fatto di silenziarci un servitore, non capisco il perché evidentemente, ma... Ah no, forse la statua della cosa degli esploratori.
Più taglia più più una bestia drago Marlock casuale. Curatore, provocazione di battaglia pesca una bestia, un drago, un Marlock e un dal tuo mazzo. Ah! What? Bestia, drago, Marlock? Tre sfide di siamo classe, quasi ragazzi. In dobbiamo salvare Medivh prima che la festa finisca in rissa. Ce la faremo, ma dalla quarta settimana. Nel frattempo possiamo fare le sfide di classe. Eccole qua. Cacciatore, mago e guerriero. Trucco felino. Segreto. Dopo che l'avversario ha lanciato una magia, evoca un felino 4-2 con furtività. Bello. Mago. Libero chiacchierone. Metti nella tua mano una magia casuale del mago. Bella. Flagello Stunt. Permette attacchi limitati, non può attaccare gli eroi. Perfetto. Iniziamo dal cacciatore e proseguiamo in ordine. Non si toccano le esposizioni. Che la caccia abbia inizio. Concordo, sì. Ok, direi che come mano iniziale va bene. Non so che tipo di cacciatore ci ha dato. Cos'è questa cosa qua? Ah, un coffee. Il curatore ha i mezzi per gestire il serraglio. Non lo metto in dubbio, caro. Sentiamo una trappola per Rossi nel frattempo. Colpite forte e velocemente. Salve anche lei. Ha lanciato una magia. Penso che sia per un segreto oltre a contro incantesimo che richiede il lancio di una magia. Si prega di rispettare tutti i protocolli della galleria. Datemi il metallo. Ok. Penso che mi attacchi diretto e perfetto, abbiamo l'orso. E però lui cerca di arginare con missile arcano. Attaccato, preso, preso. Ok, ha lanciato la magia, quindi trucco felino. Felino dal cilindro. Fantastico. I miei segreti costano zero. Wow. Vieni, mezzanotte. Oh, giusto, sono obbligato a attaccare l'eroe. Peccato. Ho voluto attaccare il servito, porca miseria. Avanti, piccolo. Questa carta qua è bellissima. Gli ospiti devono rimanere all'interno del serraglio. Perfetto, sì, grazie. No, mi si riarcai! Ne ha preso uno. Quando mai succede questo? Programmazione degli assistenti. Il curatore è confuso. Wow. Dovrete fermarlo prima che sguinzagli lui, no. Le creature. Tutto, ma non lui. Giusto, sempre provocazione A. Corvo incantato. Oh, ancora sta cosa qua. Ma ragazzi, abbiamo stravinto, non vinto. Infatti diciamo così, fa 5 e abbiamo vinto. Spegnimento. Perfetto, e la prima sfida di classe è andata. Nuovo segreto del cacciatore, evidentemente. Non so in che modo verrà usato quel segreto lì, veramente, ragazzi. Mago. Questo libro invece so che verrà usato tantissimo, perché come drago di mana questa cosa qua romperà le scatole in una maniera incredibile. Gli esemplari in fuga possono essere pericolosi. Devono tornare nel serraglio. Peschiamo due grido, chiacchierone, molto bello. Vuoi lanciare
una magia, anch'io! Ti scusi, ma chi ti ha fatto con una voce così? Ho copiato Malikos! Ho copiato Malikos! No, vabbè, ragazzi. Le magie sono divertenti, molto divertenti. Chi l'ha fatto qualcosa? È bellissimo. Dai, andiamo. Ti hanno fatto stronzo, non è così? Comunque. Dammi il mio elementale. Grazie. Perché due è meglio che uno. Hai freddo, hai freddo. Ecco, già hai sbagliato tutto. Ok. Un simpaticissimo furia del vento. Dai, abbiamo due tormente, usiamo una. Sfregio. Non ne vedo motivo. Ah, due armature, ok. E due pirosfere in mano, ragazzi, ma abbiamo vinto. Esattamente 7 facciamo. E congeliamo uno dei due e morto. Molto bella questa, ma soprattutto ha giocato un Malikos. Cioè, li abbiamo subito fregato Malikos. Molto non interessante. E adesso abbiamo lui, e come vedete si doveva fare col guerriero. Scelta la coreografia del medico. Oddio. Mi è venuta giù la depressione in questo istante. Sto bene. Contro Malazzampa. Vedete, turbine. Vittoria o morte. Portale Forge Ardente. Sono 10 patate fortuna che ho consumato per quella da 4 umana. Sono nati tutti dei portali per qualsiasi classe, praticamente. Forse tranne per il cacciatore, non lo so. O forse c'è anche per il cacciatore e la mia memoria fa schifo. Il rituale sta iniziando. I rituali d'evocazione non sono ammessi. Questo fa 4 armature e devo conservare. Questo non fa danno, strano. Ma armatura. Anche così è giusto. Venite, creature delle tenebre. Udite il mio richiamo. Avanti. Ok. Sarà un po' lunga questa batteria perché con il tizio che ci fa le armature. Ok. Io farei così. Attaccherei uno degli imp e siamo a posto. Ok. Non vuole attaccarci però. Avanti. Quindi io farei questo. E darei provocazione anche a lui perché sono stronzo. Venite.
Unite, miei servitori. Il rituale deve essere completato. Cosa stanno cercando di invocare? Poi non l'ho ancora capito. Ok, scarto una carta. Scarto un infastidio. Schifa! Schifa! Ok, ragazzi, direi che abbiamo vinto perché abbiamo turbine. Quindi. Tra parentesi, vediamo come ci assista la fortuna col portale Forge Ardente. Va bene, curo io. Anche carino sarebbe stato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. È morto. Ok, ragazzi, direi che per oggi ci fermiamo qua. Ecco qua il flagello dello stolto che permette attacchi limitati, però non può attaccare gli eroi. Comunque, se il video vi è piaciuto lasciate un commento, mettete mi piace, iscrivetevi e noi ci vediamo in un prossimo video di Hearthstone, o in questo caso di domenica. Quindi, bella ragazzi!